nebbie impalpabili si alzano come un sipario per fare posto a raggi di sole che scoprono uno spettacolo mozzafiato di colori, paesaggi e sapori. Colline, terrazzamenti e boschi si inseguono a perdita d'occhio, protetti dal grande arco delle Alpi occidentali. È proprio qui, nelle Langhe, in Piemonte, che si concentrano alcune delle eccellenze gastronomiche del nostro paese. Vini, tartufi e nocciole hanno fatto di questa terra un luogo ricco e talvolta ricercato. Piove spesso nelle tante storie che Beppe Fenoglio ha ambientato proprio su queste colline. Ma l'atmosfera quasi senza speranza che si respira dai suoi testi oggi è molto diversa fra i vicoli di San Benedetto Belbo. E ancora di più nei boschi ricresciuti sui vecchi terrazzamenti abbandonati nel secondo dopoguerra e che oggi attirano tanti giovani, come Ivo e Silvia. Hanno cominciato con due capre e tre arnie e la vita sempre all'aria aperta in Alta Langa si è rivelata sana e produttiva. Ora hanno 15 capre e 150 arnie, ma soprattutto una grande passione per un formaggio tutto naturale. Proviamo il siero. Il metodo che utilizzano è la coagulazione lattica, molto diffusa nel sud del Piemonte. Si lascia acidificare il latte crudo non pastorizzato, facendo in modo che i fermenti lattici si attivino per consumare il lattosio e far precipitare naturalmente la parte proteica, spesso senza usare alcun tipo di caglio. Un metodo antico, dunque. Come antico è il frigorifero dove si conservano questi formaggi? Questo è un cutin, e qui nelle Langhe, soprattutto nell'Alta Langa ce ne sono tanti. Sono stati scavati a mano già nel 1600 e veniva utilizzato per conservare il formaggio, il salame, le verdure a una temperatura di 13 gradi più o meno tutto l'anno. A questa temperatura i fermenti lattici lavorano in modo ottimale e così la stagionatura del formaggio è più veloce. Ivo e Silvia oggi sono un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Adesso vogliono uscire. Le capre scalpitano. È arrivato il momento di andare al pascolo. Di allevare le capre perché sono animali a basso impatto ambientale. Sono adatte per le zone povere e si nutrono di quello che trovano. I rami, le foglie, digeriscono bene anche la cellulosa. Servono anche per tenere puliti questi boschi, spesso abbandonati, incolti e pieni di rovi. Le capre si allontanano, torneranno da sole all'imbrunire. Ivo e Silvia aspettano il loro rientro preparando uno spuntino. Questo è un formaggio più o meno come si faceva nell'Ottocento, perché ogni giorno coagula con tempi diversi, perché anche ogni giorno ha un aspetto diverso, perché il latte deriva dal pascolo che cambia in continuo. Adesso siamo d'autunno, è un latte molto grasso, molto proteico, molto concentrato e quindi il formaggio è molto burroso perché le capre mangiano ghiande, castagne, è un formaggio molto ricco, molto sostanzioso. Mm.
Se Pia e Lidia conservano per le future generazioni della famiglia l'integrità del Jabot, Vittorio, un sacerdote che qui nessuno chiama Don, ricostruisce il paesaggio che per secoli è stato modellato dalle mani dei contadini. Ce ne sono dei muri che sono, risalgono al 1000-1200 e sono ancora in piedi. Tante sono le strutture che Vittorio, Toio per gli amici, ha rifatto. Un ponte completamente a secco, muri di contenimento e case. Lavorare con le pietre non è semplice come può sembrare. Sono due o tre cose importanti. Primo, bisogna sempre fare un piano orizzontale, vedi? Poi bisogna fissarle che le pietre non devono muovere. E poi la terza cosa è che non devono fare sorelle, vedi? Se no stanno male. La sorella vuol dire, per esempio, questo vuoto qui, io non potevo farne a meno. La terza sopra tiene le due sottostanti, così si inganciano. E così anche dietro, mano a mano, si inganciano e sono tutte legate insieme. La forza del muro è quella. L'arco è uno sfizio qui, no? Nella Langa, nella Valle Bormio, nella Valle Tuzzone ce ne sono tantissimi. I contadini, i vecchi muratori dicono che era per risparmiare pietre. Ma ci vuole un giorno in più di lavoro, ma a quei tempi il lavoro non c'era fretta. Vittorio sta lavorando a un progetto di ristrutturazione di una casa canonica, destinata a diventare luogo di incontro per ragazzi. Dopo tanti anni di lavoro infaticabile con le pietre, oggi Vittorio si fa aiutare da giovani artigiani che hanno imparato bene questo mestiere. E magari lo lasciamo col buco, ma se poi devo fare passare dei tubi, devo far passare... Le pietre delle Langhe sono già naturalmente ben squadrate e bastano solo pochi colpi per renderle perfette. La giornata volge al termine. È il momento ideale per Vittorio per sedersi a contemplare il suo bellissimo paesaggio e a meditare.